Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Yorick122 e mi sono accorto di quante cavolo di ore io abbia passato su Battlefield 3. Davvero sono tantissime. E mi sono chiesto, ma come ho fatto a passare così tante ore su un singolo gioco? Non mi era mai capitato di giocare così tanto, davvero. E allora subito ho pensato, ma solitamente quando gioco ad un gioco, dopo un po' lo lascio lì, ecco, perché comunque la monotonia tende a farci abbandonare un gioco dopo un po' per quanto possa essere bello. Anche una perdita di interesse verso i video su YouTube è un sintomo di ciò. La gente smette di guardare il video e quindi, perché proprio non gli interessa più il gioco, ecco. E quindi, cosa ci porta a giocare così tante ore ad un gioco, magari il nostro preferito? Beh, senza dubbio, in primis c'è il multiplayer. Multiplayer che deve essere in continuo cambiamento, deve essere dinamico. Un multiplayer come quello di League of Legends, dove ci sono talmente tante combinazioni di gioco, build diverse da persona a persona, ci sono strategie diverse, partite completamente diverse l'una dall'altra. Cioè, è qualcosa che secondo me mantiene il gioco sempre fresco. Senza dubbio poi ci sono anche, c'è anche il lato YouTube, magari il nostro commentatore preferito o anche un commentatore che seguiamo fa partite su un gioco, gioca a un determinato tipo di gioco con una tecnica particolare che magari ci stimola ad imitarlo, anche a provare quello che ha provato lui. O addirittura a comprare un gioco che non avevamo mai giocato, perché magari scopriamo un gioco proprio grazie ad un nostro commentatore. Poi senza dubbio, altro lato importantissimo è il modding tools. Le mod mantengono il gioco sempre in vita, secondo me è un elemento essenziale soprattutto per i giochi single player, ma anche per quelli multiplayer. Le mod davvero stravolgono il gioco come vogliamo noi, come vogliono più che altro i modder, perché comunque ci mettono loro le mani, noi ci giochiamo soltanto. Prendiamo come esempio Arma 2 che ormai aveva chiuso, diciamo, c'era gente che ci giocava, però comunque se lo confrontavamo con i giocatori di Battlefield o di COD erano molto pochi. Si è risollevato con DayZ perché comunque è stata una mod fantastica, una modalità davvero incredibile che è piaciuta a tantissimi ed è esplosa qualche mese fa. Diciamo che una buona parte di giocatori ci giocavano ed era molto giocata. Poi senza dubbio ci sono i DLC. DLC o contenuti esclusivi ci garantiscono quelle ore in più di gioco che comunque vengono aggiunti nel tempo, seppure a pagamento ormai, a parte qualche rara eccezione, e ci aiutano ad allungare il nostro tempo di gioco, ci aiutano a goderci qualcosa di nuovo, sempre a riportare un po' di aria fresca. Facciamo un confronto, ecco, le mod diciamo che sono i nostri DLC gratuiti per dove è possibile, mentre i DLC sono quelli a pagamento, quindi purtroppo sono quelli che si pagano e presumibilmente dovrebbero essere fatti meglio perché comunque sono fatti da sviluppatori che hanno creato il gioco e quindi teoricamente dovrebbero sapere come si fa. Ma molto spesso accade il contrario. Le mod si rivelano essere la parte migliore di un gioco delle volte. E un altro elemento che ci aiuta a giocare è senza dubbio, sempre dal lato sviluppatori, il supporto con patch e miglioramenti del gioco. Degli sviluppatori che raccolgono feedback su un gioco e che ci aiutano a mantenerlo vivo, ci aiutano a cambiarlo, a migliorarlo, delle volte anche a peggiorarlo, è un supporto davvero che ci fa sentire a casa, ci fa sentire coccolati dagli sviluppatori. Diciamo che ci garantiscono il funzionamento corretto del gioco. Sappiamo che se incontriamo un bug, un glitch o qualsiasi altra cosa, sappiamo che verrà corretta, forse, non sempre. Diciamo che ci dà, ecco, quella sensazione di sicurezza di un gioco stabile, un gioco fatto come si deve, anche qua, forse. E un gioco che, diciamo, appunto, ci fa stare bene. Ci possiamo giocare in tranquillità, sappiamo che è equilibrato, sappiamo che è fatto bene. E quindi il supporto è essenziale, secondo me. È essenziale come, l'elemento che sto per andare a dire adesso, ovvero l'ultimo, ma, non per importanza. Ovvero la compagnia, ecco. La compagnia, come ho già detto in un mio vecchio video, è un elemento essenziale per continuare a giocare un gioco tante ore. E qua entro in gioco io. Io sono l'esempio lampante. Se non avessi avuto una compagnia come quella che ho adesso, che è il clan di Battlefield 3, insieme ad amici che magari non fanno neanche parte del clan, ma comunque che ci troviamo in TS, diciamo, tutti i giorni, è comunque un fattore che secondo me non mi avrebbe fatto giocare così tante ore se non l'avessi avuto. Ci sono scambi di opinioni, ci sono spesso anche insulti, incazzature, rosicate in compagnia, sono la cosa migliore. Credo quindi che una dote di un gioco debba essere anche quella di saperti far divertire con chi ci stai giocando, quindi saper dare il meglio di sé anche con la compagnia. E quindi io vi saluto, mi raccomando, lasciate un commento e scrivetemi qual è il vostro gioco più giocato e perché l'avete giocato così tanto. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!